Siamo pronti, prego Nino. Tu sei un esperto del campionato di Serie A, hai grande esperienza. Questa squadra farà sempre di obiettivo salvezza, quello che tu primario. Secondo te può fare qualcosa di più della salvezza? Ma intanto buongiorno a tutti, sicuramente come detto te. Abbiamo una squadra giovane quest'anno, abbiamo cambiato tanto, adesso il mister sta facendo diverse verifiche, sta ambientando i nuovi nei migliori modi. Sicuramente però secondo me dobbiamo puntare a fare gara dopo gara e cercare di vincere il più possibile. È una squadra più forte quella dell'anno scorso? Ma sarà un po' diversa, cioè, sono andati via dei giocatori importanti ma ne sono anche arrivati. Manca ancora qualche giorno alla fine del mercato e arriverà altri importanti giocatori e dopodiché si farà una valutazione, però credo che quest'anno siamo partiti con un'ossatura di squadra già ben definita e di conseguenza avremo dei vantaggi rispetto ad altre squadre che hanno cambiato tanto. Fabrizio. Ciao. Ciao. Quanto può cambiare questa squadra con l'arrivo di Gilardino? Lo so, ancora non è arrivato, tutto quello per cui tu, però diciamo, l'arrivo è nell'aria. Sì, sembra che dovrebbe arrivare, sarebbe veramente un grande attaccante per noi, i numeri parlano per lui, è stato campione del mondo, ha fatto grandi campionati in Serie A, e aspettiamo che arriva e sicuramente lo metteremo nei migliori dei modi. Ancora Gazzetta e poi Repubblica. Ti aspettavi un arrivo di questo tipo? Gilardino dice. Sicuramente. No, beh, adesso deve ancora arrivare, cioè appena arriverà sarà una sorpresa perché magari il presidente ultimamente sta puntando tanto sui giovani e sta facendo questa campagna acquisti, però credo che i giocatori di esperienza in certe squadre servono tanto, anche la nostra che ha tanti giovani, però credo che dopo l'importante è il collettivo, non il singolo giocatore che fa la differenza. Valerio? Si diceva che la squadra ha cambiato moltissimo con l'ultimo momento. A proposito proprio dell'attacco, non c'è un pericolo di perdere un po' di punti di riferimento rispetto a tutto il lavoro che ha fatto con determinati giocatori, tutti questi continui solo di davanti? Allora, cioè noi abbiamo un modo di giocare molto con punte molto veloci davanti, questa è quella tattica che abbiamo utilizzato l'anno scorso con Dybala, dopo tante volte subentrava Belotti e magari adesso se arriverà un attaccante tipo Gilardino dovremmo anche modificare qualche fase offensiva, però adesso sarà il mister che penserà a queste valutazioni. Noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto domenica scorsa con l'Avellino, creare tante occasioni e arrivare il più possibile in zona gol. Cittino. Già ripetuto che volevo ripetere la stagione passata, cioè è stata importante per me e per la squadra. Dopo, sai, individualmente spero di fare tanti gol come ho fatto l'anno scorso, però l'aspetto primario è la squadra, che il Palermo deve arrivare prima dei miei obiettivi personali e cercheremo di arrivare più in alto dell'anno scorso. Sì, Corriere dello Sport, poi Azio. Ciao Luca. Ciao. Hai detto, molti dicono che il Palermo ha cambiato tantissimo, ma a me sembra che invece una delle di più è quello che partite da una struttura molto precisa. Sabato eravate tutti i giocatori dell'anno scorso tranne il campetto e avete giocato il calcio che conoscete. È possibile che al di là dell'individualità dell'attacco che verrà, il Palermo ha preso invece una abitudine a giocare con una formula che quasi esclude la prima punta tradizionale, cioè che giocavate anche l'anno scorso con molto inserimento e i due gol, quelli di Quaison e quelli che l'anno scorso lo confermano, per cui l'attaccante tradizionale diventa meno importante in questo tipo di gioco? Sì, come hai detto te, però se dovrebbe arrivare a Gilardino non lo so se il nostro gioco dovrebbe cambiare un pochino, credo. Però sicuramente noi avevamo un gioco fatto tanti di inserimenti dei centrocampisti, degli esterni di centrocampo in quale siamo arrivati tante volte in conclusione, abbiamo fatto diversi gol. Dopo hai detto te, l'ossatura della squadra è rimasta intatta rispetto all'anno scorso, poi abbiamo fatto tanti acquisti e sono andati via anche diversi giocatori, però magari gli 11 che li hanno giocato di più sono rimasti quasi tutti e
questo è un vantaggio per noi. Mario? Ti volevo chiedere, secondo me, guardando di Rapone del Giro, quindi sei grande, non so se tu hai avuto la stessa impressione, cioè io ho visto una squadra che se valeva 7, ho avuto l'impressione che ognuno di voi avesse fatto un passo avanti, quindi valendo tutti 8. Nel senso, non so se hai notato tu che c'è stata una crescita anche personale, individuale, di ogni giocatore, decisamente più, anche mentalmente dico, più determinato, più preparato, più atleticamente in gamba, e quindi dico c'è stato questo passo avanti che a mio giudizio non può che pagare nel momento in cui la stanchezza della preparazione dovrebbe finire. Cito Quaison, l'anno scorso era magari chi è Quaison? Non so Mario, però Quaison, non è una chiacchierata tra te, no, so, la domanda ti prego. Però dico, così... un po' generale per capire il senso generale, cioè, Quaison per dirti si sta dimostrando da trequartista un po' più punta, assolutamente anche lui determinante come te. E quindi dico, sì, voi avete fatto un passo avanti. Sì, credo che il grande merito va allo staff tecnico, al mister che sta facendo questa valutazione su ognuno di noi e ci sta migliorando per arrivare sempre più al massimo. E quindi spero che speriamo di conquistare ancora la fiducia del mister per poi essere ancora più decisivi. Azio. Ciao Luca. Ciao. A che punto sono le trattative per il rinnovo? Ah, sono bloccate. Punto, cioè non ho più sentito nessuno. Quindi. Ma comunque il tuo procuratore ha già parlato? No, aveva parlato prima del ritiro, poi non si sono più verificate opportunità, quindi cioè, non posso dire che sono bloccate o quasi inesistenti. Fabrizio Gazzetta? Volevo sapere se siete vi sentite un po' preoccupati vista la situazione dell'attacco in evoluzione, quella che era domenica, insomma, dato via però Gerardino, insomma, da arrivare non si sa, sicuramente non sarà disponibile per la prima partita di campionato, qualcosa che vi preoccupa? No, ma guarda, si sa che ormai nel calcio. Il calciomercato dura 3 mesi e fanno tutti l'ultima settimana le fra entrate e uscite, quindi adesso aspetteremo, però credo che l'organico del Palermo è già attrezzato per già affrontare la Coppa Italia che è già stata e la prima di campionato e eventuale la seconda. E ci sono già delle ottime opportunità che il mister può decidere adesso. Rispetto alla Coppa Italia però avete perso un titolare? Come? Rispetto alla Coppa Italia avete perso un titolare che usci? Sì, però magari c'è qualche alternativa che deve ancora mettersi in mostra e dimostrare il suo valore. Nino? A settembre ci sono nuovamente le convocazioni. Aspetti che gol, palo, prestazione saltante possono aver convinto Conte? Ah, me lo auguro, però cioè, io devo continuare a fare il mio, come posso dire, cioè allenarmi bene e a domenica farmi trovare presente e dopo c'è un CT all'altezza che deciderà in base alle sue scelte. Sarebbe bello, volevo, in maglia azzurra, no? Beh, sarebbe bello, sì.